Conoscete l'Agenda 2030? È il programma adottato dalle Nazioni Unite per le persone, la prosperità e il pianeta. Si articola in 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, i cosiddetti SDGs, Sustainable Development Goals. E cosa c'entra il settore del non profit? Moltissimo. Gli SDGs sono obiettivi comuni, relativi a un insieme di questioni importanti relative allo sviluppo. Solo per citarne alcuni, la lotta alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze, il contrasto al cambiamento climatico riguardano tutti i paesi e tutti gli individui. E le istituzioni non profit di fatto si impegnano al miglioramento della qualità della vita e del benessere sociale. Le istituzioni non profit, infatti, per loro stessa natura sono inclusive, generatrici di coesione, fiducia e capitale sociale, elementi indispensabili a un modello di sviluppo sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Il censimento delle istituzioni non profit mette in luce questa coerenza? Sì, perché il censimento esplora l'esistenza di una relazione tra le attività svolte dalle istituzioni non profit e gli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030. Mi spiego meglio, all'interno del questionario esiste un quesito specifico che ripropone 17 obiettivi, chiedendo a quali di essi sia riconducibile l'attività svolta dall'istituzione. Pertanto è davvero possibile ricondurre l'attività delle istituzioni non profit agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Anche per questo è importante il censimento? Certo, perché il non profit è importante e importante è il contributo che dà al raggiungimento degli SDGs.